Ciao a tutti amici di Cipher TV, siamo arrivati al quarto giorno insieme, 10 maggio. Il lavoro di oggi, il lavoro della classe, avrà una prima parte utilizzando un movimento che deriva dal powerlifting e quindi il deadlift nella sua variante sumo, quindi a stance larga, seguito da una parte di lavoro. Questa volta sarà un lavoro leggermente diverso perché avremo dei blocchi di lavoro di un minuto, massime ripetizioni in quel minuto per tre esercizi diversi più una fase di rest. Andiamo a vedere come divideremo la classe per impostare il nostro lavoro. Warm up generale, quindi tre round di 50 single unders, quindi andiamo a lavorare sul salto singolo e sul timing, e 15 good morning. Il good morning li faremo a PVC o già a bilanciere vuoto per gli atleti un pelo più avanzati. L'importanza nel good morning è l'attivazione della catena cinetica posteriore e il mantenimento della linea mediana contratta, quindi l'attivazione del core. Quindi i movimenti saranno da fare lenti e controllati, controllando anche la respirazione. Tre round, quindi 50 single unders e 15 good morning. Passeremo a un'attivazione un pelo più dinamica, andremo a fare la camminata del verme, l'inchworm, quindi partiremo con piedi a terra, portiamo le mani a terra davanti ai piedi e mantenendo gambe e braccia distese, piccoli passettini fino ad arrivare in una posizione col corpo orizzontale, in cui poi andremo a piccoli passetti dei piedi a riportare il bacino in posizione alta e i piedi dietro le mani, quindi andremo a fare un lavoro a verme. Se avete una pedana, fissate una distanza circa una decina di metri, andata e ritorno. Successivamente camminata del soldato, quindi mani dietro la nuca, petto in fuori, accosciata completa, 10 metri avanti, 10 metri indietro. I 10 metri indietro questa volta li faremo camminando all'indietro, quindi core contratto, mantenete l'equilibrio, piccoli passi e andiamo anche in retromarcia. Possiamo passare quindi alla skills del giorno, ovvero il sumo deadlift. PVC, iniziamo a scaldare il movimento, stance dei piedi, ricordiamo, oltre la proiezione delle spalle, quindi una posizione sumo. PVC, andremo a scaldare il deadlift, quindi presa, se vogliamo, in presa simmetrica, salendo con il peso andremo poi eventualmente ad utilizzare la presa mista. Con il PVC andiamo a fare 10 rep in cui ci posizioniamo a metà tibia, ovvero indicativamente l'altezza del bilanciere, saliamo e ci fermiamo 2 secondi nella posizione all'altezza delle ginocchia. Questa è la posizione più critica perché è il passaggio in cui la traiettoria del bilanciere deve essere verticale. Quindi in questo caso lavoriamo dando enfasi sulla prima fase di stacco, stacco da metà tibia a ginocchio. Ricordiamo che il bacino e le spalle si alzano contemporaneamente in questa fase per poi andare ad aprirsi nella fase successiva. Quindi 2 secondi fermi, memoria di dove è il PVC e dove sono le ginocchia, strizzo i glutei ed estendo. Questa progressione la facciamo, quindi 10 rep con PVC, 10 rep senza la pausa totali. Andiamo a prendere il bilanciere vuoto, ripetiamo la stessa progressione, quindi 10 rep con fermo di 2 secondi alle ginocchia e 10 rep totali. A questo punto possiamo dividerci per l'obiettivo del giorno, ovvero le 5 ripetizioni di sumo deadlift. Non è un 5 RM della vita, quindi anche qui 5 ripetizioni mantenendo l'attivazione del core, la linea mediana e la curva lombare nella sua posizione naturale. Possiamo dividerci a gruppi di 2, anche di 3, perché i pesi in questo caso saranno abbastanza elevati, quindi dobbiamo dare un recupero di almeno 2 minuti e mezzo. Ci dividiamo
a coppie o a gruppi di tre e iniziamo a caricare il bilanciere. Obiettivo del giorno, 5 ripetizioni pesanti di sumo deadlift. Terminata la fase di powerlifting, quindi sumo deadlift, 5 ripetizioni pesanti, possiamo passare al metabolico. Come anticipato, il metabolico sarà un lavoro a stazioni, quindi 6 round, un minuto di lavoro, un minuto di lavoro, un minuto di lavoro, un minuto di rest. In questi minuti di lavoro avremo una parte di calorie al vogatore, un'altra parte di burpees e un'ultima parte di double unders, seguita dalla parte di rest, quindi andiamo a recuperare un minuto. Quindi sono 24 minuti totali in cui avremo 6 minuti di rest suddivisi. Vogatore, burpees e double unders. In questo caso massime ripetizioni possibili. Ricordatevi che avete 6 round, quindi non date tutto nel primo round per poi scendere drasticamente di intensità nei round successivi, ma cercate di mantenere l'intensità costante. Per questo motivo faremo una piccola attivazione prima di fare il workout, in cui faremo semplicemente un round di 20 secondi per stazione e lavoriamo sulle transizioni brevi, quindi finiamo di vogare, ci buttiamo subito a fare i burpees, finiamo di fare i burpees, prendiamo subito in mano la corda e facciamo i double unders. 20 secondi, 20 secondi, 20 secondi, stop. Dopodiché potremo iniziare il workout. Finito il workout, un defaticamento potrebbe essere interessante farlo ritornando a prendere la corda e fare 2 minuti di single unders, quindi warm up single unders, WOD con i double unders, defaticamento ritorniamo con i single unders.